Ricordiamo in questa celebrazione tutti i nostri confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate che in questo anno, dal 1 di giugno del 2021 fino al 1 di giugno 2022, sono ritornati alla casa del Padre. Don Giuseppe Beretta, Don Cesarino Bonfanti, Don Luigi Mario Brambillasca, Don Ernesto Brioschi, Don Alberto Busnelli, Don Carlo Carubelli, Don Alessandro Casiraghi, il diacono Dionigi Castelli, Don Cesarino Catella, Don Valerio Cattana, Don Pasquale Luigi Colombo, il diacono Armando Comini, Don Carlo Comotti, Don Antonino Contu, il diacono Brunetto Felice Corbellini, Don Gabriele Crenna, Don Ermanno Giovanni Dell'Acqua, Don Vittorio Ferrari, Don Felice Ferrario Clemente, Don Mario Galbiati, Don Redento Ghirimoldi, Don Sergio Gianelli, Don Graziano Gianola, Don Angelo Gornati, Don Giorgio Angelo Gritti, Don Giovanni Grulli, Don Fabian Tima Lumbulira, Don Walter Luigi Larghi, Don Mario Maggi, Don Mario Mascheroni, il diacono Gaetano Mauri, Don Giacomo Mellera, Don Guido Abbondio Moiana, Don Mario Luigi Monti, Don Battista Origi, Don Giuseppe Penuti, Don Ambrogio Ponzini, Don Giovanni Pravettoni, Don Costantino Prina, Don Giovanni Radice, Don Giancarlo Re, Don Luigi Restelli, Don Mario Ambrogio Riboldi, Don Luciano Ruggeri, Don Angelo Sala, Don Luigi Enrico Schiatti, Don Joseph Patrick Stevenson, Don Luigi Terragni, Don Sante Torretta, Don Simone Vassalli, Don Giovanni Verderio, Don Ferdinando Vergani, Don Alberto Vigorelli, Don Cesare Vincenzo Villa, Don Luigi Volpi, Don Egidio Vittorio Zoia. Ricordiamo i religiosi defunti, in particolare Padre Pierino Sosio, della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, residente presso il Santuario Beato Luigi Monti a Saronno, è stato vicario parrocchiale a Milano. Padre Antonio Peiretti, della Congregazione della Missione, i Lazzaristi, della parrocchia della Medaglia Miracolosa in Milano, era assistente del gruppo scout della parrocchia. Ricordiamo due religiosi della Società di San Paolo, tre religiosi dei missionari del Pime, due religiosi dei Servi di Maria, quattro religiosi della Compagnia di Gesù, sei religiosi dell'Ordine dei Minori Cappuccini, tre religiosi dei Frati Minori. Ricordiamo le religiose decedute in questo anno, delle congregazioni dell'Ancelle della Provvidenza, le Domenicane del Santo Rosario di Melegnano, la Famiglia del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, le Figlie della Chiesa, le Figlie di Maria Ausiliatrice, le Madri Canossiane, le Monache Romite della Bernaga, il Monastero San Benedetto di Milano, le Orsoline di San Carlo, le Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Touré, le Suore della Riparazione, le Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, le Suore Marcelline, la Congregazione delle Suore di San Giuseppe Cottolengo, le Minime Oblate del Cuore di Maria, le Suore Benedettine del Monastero di Viboldone. Sentiamo la gratitudine al Signore per tutte queste sorelle, questi fratelli
che hanno dato la vita per la nostra comunità, le nostre parrocchie, la nostra comunità diocesana e gli istituti a cui appartengono. Sentiamo la gratitudine, sentiamo il dovere di pregare in loro suffragio, sentiamo che la gloria del Signore riempie la terra e rende desiderabile la vita e rende certa la vita eterna. Perciò cantiamo gloria al Signore che ci salva.